altro mezzo sempre sulle 60.000 euro e sempre camper, non c'entra niente con il van. Dinette tipo furgonato, molto carina, col quinto posto qui. Abbiamo una cucina centrale, bello questo legno qua. Il letto posteriore, non ho capito se bisogna stare con la testa rovescia, ma secondo me no, perché la TV è da questa e i comodini o le lucette sono da quella. Non capisco perché si alza. Ah, si alza qua perché ci sono questi gavoncini qua carini. Qua abbiamo dei cassetti, e appunto il letto diviso in due. Bagnetto e doccia di generose dimensioni. Ah, ma questo lo mettono apposta per non calpestare la doccia, che proprio non si chiudono. Adesso l'ho capito. Stessa cosa, altro matrimoniale che viene giù con il tasto qua. Mi piace il colore del legno e carino anche il mezzo. Altro mezzo particolare che volevo farvi vedere rispetto alle altre tipologie di van è questo Jottyline, che è molto particolare per il fatto che ha, lo vediamo qua, premendo questo tasto e aprendo qua un attimo che mi infilo dentro. Questo è molto carino perché in un van, se non ricordo male, voilà, e voilà, in un van abbiamo il bagno nella parte sinistra e la doccia nella parte destra, e possiamo chiudere questa zona qua. Per essere un van è una soluzione veramente particolare e mi piace veramente tanto questa soluzione qua. Vedete? La cosa ancora più particolare è che questo modulo che va a inserirsi dentro nella doccia è anche un armadio. Si apre da qua e c'hai appunto la possibilità di mettere dentro le tue cose, oppure se ce l'hai riposto dentro, perché vedete come fa, tac, e tutto questo blocco va dentro nella doccia, lo si chiude, qua si apre e hai l'armadio dentro nella doccia. Questo era veramente un mezzo che volevo farvi vedere perché è una soluzione particolare e secondo me molto molto pratica come soluzione. Abbiamo un frigo veramente enorme, penso che questo tipo di frigo qua si vedano proprio sui camperoni, quelli grandi, e addirittura anche il freezer, non so da che parte si apre, anche il freezer non scherza, veramente veramente bello. Questa è la soluzione. Jottyline, non male come soluzione alternativa. Questo mezzo qua secondo me è abbastanza in campana anche come prezzi, perché ce lo propongono a 46.000 euro. Non è su base 6,36 m, ma è su un 6 metri, quindi su un 6 metri abbiamo la doccia separata e è tanta roba secondo me per un 6 metri avere la doccia separata come questo veicolo qua. Un po' sacrificato ovviamente è lo spazio letto, perché è leggermente più stretto, però un'ottima soluzione. Allora, una mia opinione personale su questo veicolo, dove sono appena salito, non voglio criticare assolutamente il produttore, però questo mezzo qua, perché la figata del tetto a soffietto e queste soluzioni qua che non servono assolutamente a niente se non a pulirlo. Ok, abbiamo la doccia che è carina, però delle cose che subito si notano e dici, cavolo, questo mezzo costa 66.000 euro.
non ci sono i presettati, assolutamente non ci sono i presettati, però abbiamo la lucetta qua al posto dei presettati. Ah, la possibilità di mettere il tavolo fuori, cosa inutilissima secondo me, perché mettiamo fuori sempre i nostri tavolini. Comunque per 66.000 euro vi danno anche la possibilità di non aprire i finestrini dietro, ma di avere solamente il classico vetro del Ducato, che vi porterà dentro un calore immenso, e vi mettono sta cosa. Io penso che su certi tipi di veicoli veramente bisogna magari informarsi un po', perché non avere i presettati e... sì, ok, metti una tendina anche lì, ma che senso ha? Non ha senso, secondo me. E al posto dei presettati ti mettono il tavolino figo che viene fuori, o le lucette. Secondo me non ha senso, quindi controllate bene queste cose, controllate il vetro dietro, che ci sia una finestra come queste, doppia, questa è doppia, grossa così, è doppia. Una finestra doppia con una camera d'aria vi tiene fuori il caldo e anche il freddo. Questo mezzo qua in inverno, come sono stato io in Val Venegia, a meno 20 gradi, dietro lì avete il ghiaccio alto così e lì ci dormite. Dovete valutare queste cose. E poi devo dire la verità che per 66.000 euro abbiamo dei marchi molto blasonati che vi danno veramente dei bei mezzi, e sicuramente non trovate queste rifiniture qua, questa cosa qua, così. No, non... non mi è mai piaciuto come marchio, e vedendo questo, col prezzo che ha, ancora meno. Per me... vi giuro, sto facendo un giro nello stand di Font Vendôme, ma sembra proprio che si siano dimenticati l'importanza di mettere delle finestre serie dietro, ma hanno trovato questa soluzione qua. Secondo me, di tenere il vetro originale del Ducato è veramente scadente, secondo me, questa soluzione. Dopo sono mie opinioni personali, e probabilmente in questa fiera del camper sarò particolarmente polemico, però sinceramente, se andate a spendere 60.000 euro, che io continuo a rinominarle lire, ma sono 120 milioni, e vi lasciano i portelloni originali del Ducato dietro, con tutto, addirittura il Ducato Professional, cioè dove vi può entrare un freddo terribile, perché è un vetrino del cavolo, e voi ci dormite lì, e vi entra sia il freddo che il caldo. Avete speso 60 e passa 1000 euro, non esiste secondo me. Questo marchio qua, quest'anno, ha solo questa soluzione qua. Vetro così, tirate la tenda per oscurare, e cavoli vostri. Non mi piace. Stessa cosa anche un mezzo che mi piaceva per la soluzione, che era un 4x4, il Fortivan 4x4, che se si libera un po' della gente ve lo faccio vedere. Però anche quello, stessa cosa, dietro vetratona in vetro da mezzo centimetro e ciao. Fortivan 4x4 su base Ford. Anche questo sembra una buona soluzione. A me piaceva il fatto che era quattro ruote motrici, però a parte che non mi piace sta dinette molto tutta cadente. Ma stessa cosa anche questa, dietro vetratona, e se proprio tiri la tenda, cioè no, mi sembra di essere in un ospedale, non in un... va, andiamo a cercare qualcosa di più carino, va. Entriamo in questo roller team, dove hanno già ben pensato di rompere il tavolino. Colorazione, questa è la colorazione sport se non sbaglio. Abbiamo questo frigo che si vede un po' dappertutto, che non è male. Bagno
del roller team oramai, come dicevamo prima, sono tutti fatti con lo stampino, letto a volume variabile, qua si dorme di lungo perché è un 6,36 m, e però questo ha anche il tetto a soffietto, a differenza di quello che vi ho fatto vedere prima, che costava sulle 60.000 euro e non aveva né plissettati né chi, né, non c'aveva niente. Questo ha tendina della Remis per oscurare, plissettati qua, che questi qua, che chiudi, chiudi tutto, come le finestre di un certo spessore, perché qua abbiamo una finestra doppia come deve essere, insomma, e quindi c'è la sua camera d'aria, a differenza del marchio che abbiamo visto prima, che c'era solamente il vetro. Con questo spessore qua, con questo spessore qua e quest'aria dentro qua, non vi entra il freddo e il caldo, cioè nel senso sì, vi entra però molto meno, e sicuramente non vi trovate il ghiaccio all'interno. Facendo così hanno potuto coibentare, adesso io non lo so se dentro è coibentato bene o male, ma in tutti i casi questa è una schermatura che vi fa evitare di entrare il freddo e il caldo, a differenza del marchio che abbiamo visto prima, che appunto era tutto un vetro, e come ben sapete con un vetro singolo viene dentro un freddo della Madonna. Quindi per gli stessi soldi ci portiamo a casa un mezzo del genere, fra cui appunto questo, con addirittura il letto variabile, e questa soluzione con questo mandorlato e questa pedana per caricare un piccolo scooter o una bici, che oramai stiamo vedendo in ogni van, perché più o meno sembrano tutti uguali. Guardate che carina anche la striscia LED qua sopra, e però appunto guardiamo qua cosa c'è: vano per le bombole di generose dimensioni. Nel caso mio le bombole le metto da qua, a differenza di questo che le prendo da qua, che se c'hai caricato tutti i bagagli, un motorino o altre cose, magari ti dà fastidio doverlo aprire da qua, e sarebbe molto più comodo aprirlo da qua, come nel caso mio. Comunque, calcolando i prezzi e calcolando più o meno lo stesso prezzo del mezzo che abbiamo visto prima, guardate questi dettagli, perché poi vi pentite, secondo me. Tanto io non sono della parte di nessuno, però quello che vedo, e se uno mi mette un vetro di vetro dietro in un furgone da 60.000 euro, mi sembra giusto dirlo, perché magari uno di voi si evita la sta fregatura, tra virgolette. Se volete risparmiare e però avere più o meno tutto con delle soluzioni veramente all'avanguardia, come le finestre doppie, che possiamo passare a un Livingstone K2 46.000. sembrano tanti 46.000, ma piuttosto che spenderne 40.000 di un mezzo che gli manca mezza roba, fate un sacrificio in più, spendete quei 6.000 euro in più, perché guardate, 5,40 m plissettati, quell'altro non ce li aveva, ok, appunto 5,40 m, la solita conformazione col bagno piccolissimo, però appunto abbiamo zanzariera, quell'altro non c'era, finestre doppie, quell'altro non c'era, mobili veramente carini, e secondo me zanzariera ed oscurante. Ovviamente le finestre si aprono per far girare l'aria, in quegli altri non c'era tutto questo, e quindi dietro eravate chiusi dentro come dei topi in gabbia, e secondo me questo è un buon prodotto. Sul mezzo di prima, perché ho trovato proprio il degno concorrente del roller team che abbiamo appena visto, è questo
Horizon 305 che costa 56.000 euro, quindi sono quasi 10.000 euro in più, e vediamo cos'ha in più questo furgone. L'abbiamo già visto, ma lo riguardiamo. Ok, hai due letti. Hai due letti. Ma cos'hai in più? Niente. Questo è il vetro, vi tenete il vetro. Ah sì, abbiamo il lucernario, utilissimo, così ci fa entrare ancora più caldo. Questo appunto è vetro. Qua abbiamo questa zona qua, così, che non ho ancora capito qua. Qua si chiude così, sempre in vetro, molto molto. Il bagno, sono sincero, il bagno per essere un 540 di questo veicolo qua è migliore, senza ombra di dubbio il bagno è migliore, però appunto non ci sono i plissettati e, come dicevamo prima, il vetro dietro è in vetro, e questo, e questa è la vostra isolazione da dal freddo e dal caldo. Però questo costa 10.000 euro in più. Anche queste molto belle, anche la rifinitura qua proprio bello, veramente. Non sono venuto alla fiera del camper per massacrare Font Vendôme, ma per farvi vedere anche delle soluzioni alternative che secondo me sono un po' particolari ma carine da vedere. In questo caso abbiamo un Horizon H100 con questa conformazione particolare, abbiamo sedilone automobilistico e magicamente dietro non abbiamo il letto, perché abbiamo una cucina con i suoi fornelli e il suo lavandino. E qua, che poi se apriamo il portellone dietro finiamo fuori, però qua abbiamo bagno con lavandino, con la solita tendina come in tutti, mobiletto. Questo è carina come soluzione alternativa, è grande come un van, però ha il tetto rialzato. Abbiamo addirittura una piccola cappa di aspirazione sopra alla zona cucina, anche perché sennò diventerebbe veramente invivibile se iniziamo a far da mangiare magari in inverno qua. Qua sopra c'è anche, adesso ci sono le luci, ma qua sopra c'è anche l'oblò, però non male anche l'idea della piccola cappa. Non ho idea se sia una cappa filtrante o una cappa che butta fuori direttamente i fumi. E il letto invece ce l'abbiamo in questa zona qua sopra, che probabilmente scende elettricamente, sì, scende elettricamente e va sopra tutto alla dinette. Due posti secchi, però appunto soluzione carina e particolare. Andiamo a vederlo da fuori com'è. Questo secondo me è un mezzo un po' particolare, però non è male. È corto, è su 5,40 m e ha questa soluzione un po' diversa da tutti i van che abbiamo visto. Sopra lì non so cosa sia, se una specie di poggiolo o altro, comunque ci sarebbe la scala per salirci. E da dietro invece abbiamo questa. E da dietro invece abbiamo il retro del frigo,
i fusibili, la batteria e appunto vediamo anche il bagno. Cosa anche qua da non sottovalutare, una bicicletta o un qualsiasi altra cosa qua non la caricate. Queste rifiniture sono un segno distintivo di questo marchio, però questa soluzione qua con questo bagno qua è così, è un po' particolare. Abbiamo anche dei gavoni qua sotto che ha ricavato. Soluzione strana ma particolare. Il prezzo? €63.000. Adesso volevo presentarvi il camper che rispecchia perfettamente il concetto di vita all'aria aperta. Eccolo qua. Perfettamente. Oltre ai van diamo un'occhiata anche a un mezzo come questo, che siamo sulle €103.000. Un motorhome della Cartago, un brand abbastanza di lusso, diciamo. Anche qua la soluzione è molto simile a quello che avevamo visto dagli amici di Punto Camper. Grande dinette qua, mobile cucina e cucina qua, cassettone che io li apro sempre, tocco tutto, tac tac. Letti separati. Io non lo so perché c'è sta fobia di separare i letti, ma non so voi, ma io con la mia compagna ci sto vicino durante la notte. Boh. Comunque, letti per coppie che litigano. Doccia e bel bagnetto, solita soluzione classica con soluzione a porta scorrevole. In teoria anche questa. E box doccia. Carino. Carino, qui c'è anche il cesto per la biancheria e è molto molto bello, si vede che è un brand di fascia alta. Stiamo parlando appunto di Cartago. Però bel mezzo, tac, parcheggiate, non dovete neanche scendere dal veicolo, girate i sedili e siete a casa. Nel momento in cui frighetto carico di birre. Allora qua iniziamo intanto qua. Cos'è? E poi la zona living, e la zona living fondamentalmente è identica. Classico freezer. Del brand Cartago abbiamo anche il Malibu, ne ho scelto uno a caso, questo costa 56.000 e il Malibu generalmente, no, questo costa, scherzavo, questo costa 62.000, non 56. Il Malibu generalmente è sempre, anche questo, un marchio abbastanza di fascia alta e infatti lo si vede da le firme luminose, i cassettini tutti fighetti. Questo addirittura ha anche le tendine, non è male. Entriamo, abbiamo bello, questo è molto bello, a differenza del mio Knaus questo non ha lo scalino ma è perfettamente a filo. Per chiuderlo c'è questa leva qua, questo è bello perché appunto sta a filo. I fuochi sono identici a quelli che ho io della Dometica, anzi no, hanno cambiato il colore, l'hanno fatti neri. Lì. Il lavandino, guardate che figata, questa è una figata. Il sotto del copri è un tagliere e questo è veramente un'ottima soluzione. Questo no, perché questo, se non sbaglio, va qua, non ricordo male, mi ricordo una scena del genere che avevo visto da qualche parte, forse è questo che va là. Non lo so, non sono sicuro. Comunque molto intelligente l'idea di applicare un piccolo tagliere sotto questo pezzo qua. E se trovo qualcuno che
che lavora questo tipo di materiale, che non so come si chiama, potrei adottare anche questa soluzione sul mio van e attaccarcelo sotto alla, alla mia copertura. In questo caso il lavandino è messo di così, nel caso mio è messo di così. Il Malibu è un mezzo che mi piace molto, come, come è rifinito, come, come è fatto, come soluzione, secondo me non è male. Io tocco sempre tutto, guardate, solamente il fatto di avere il portascarpe con il cerniere così fa capire l'alta attenzione ai dettagli di questo brand. Qua abbiamo le casse anche, questa è la prolunga qua sotto, vabbè, classica. Qua ci spiega che c'è il gradino amovibile, i due armadi guardaroba. Andiamo a guardare. Allora, bello armadio guardaroba con cassettoni, chiusura rallentata, bello, veramente una figata. Porta giacche che io ho fatto diventare un porta, un porta cose, diciamo. Bel mezzo, cassettoni, frigo molto molto capiente, molto di più del mio. Guardiamo il freezer. Bella. Sto frigo qua della Dometic è veramente tanta roba, bello. Non c'ha il posto della verdura come il mio, però il mio diciamo che è grande così, questo è molto grande. Hanno sacrificato un po' la zona cucina, però hanno fatto una bella prolunga fatta bene, veramente. Andiamo avanti, qua abbiamo del appoggia cose, bagno. Questo è particolare, anche questo. C'è qualcosa di strano, nel senso, abbiamo un lavandino. Anche in questo caso, come il lavandino del Knaus, la faccia lì non te la lavi, la faccia te la lavi qua, perché lì è veramente microscopico. Anzi, questo, questo è probabilmente piccolo e la faccia non ce la fai lavartela. Però, cosa, non so cosa sia questo. Questa è una soluzione per non far andare l'acqua sul WC, perché in pratica abbiamo questa che è tutta una zona doccia, abbiamo il WC che in qualche modo, adesso non so come, forse tirando quella leva, non lo so, si gira e viene qua comodo, però se no diventa retrattile e va dentro ad occupare un pezzo di gavone. Il bagno non ha, il bagno non ha la tendina, ma è fatto di un materiale idrorepellente e quindi non è male. Vediamo chiuso il bagno dentro come. Ok, non male. Abbiamo questa parte qua che non so dove va. Ah, questa parte qua mi va a chiudere la parte del lavandino e quindi non bagno niente. Carina come soluzione e ottimo come mezzo. Parte posteriore e parte letto caratterizzata da quei mobiletti molto particolari che contraddistinguono Malibu con quella riga un po', quella curva un po' così, che non è male. Diamo un'occhiata anche alla parte posteriore, vano bombole come il Knaus. E poi abbiamo questa parte qua che l'avevo già vista e non ho mai capito bene come funzioni o a cosa serve, però c'è sto legno che non so se diventa un comodino o qualcosa del genere, non l'ho mai capito a dire la verità. Ma questo però in un mezzo così si vede che c'è dell'attenzione e della qualità rispetto ad altri marchi che abbiamo visto. Questo spendi dei soldi
ma c'è dietro tanto lavoro e ci hanno studiato sopra tanto. Le viti, ad esempio. Si coprono. Una soluzione che avevo visto anche l'anno scorso alla Fiera di Parma e mi ero promesso di fare sul mio, ma poi non ho mai fatto, ma secondo me può essere di ispirazione a molti, è questa parte qua, con delle semplici staffe si ricava questo spazio qua, che è molto comodo appunto per tavolini, sedie o altre cose che generalmente danno fastidio dentro lì. Invece facendo un rialzo con uno spazio qua sotto, secondo me può essere di ispirazione anche a molti di voi. Qui invece abbiamo sempre un van per gli amanti della vita all'aria aperta, che è questo. Praticamente questa è la versione base e non vi danno niente, vi danno solo l'allestimento. Scherzi a parte, è molto interessante quando un produttore ti apre un furgone così per vedere ad esempio le coibentazioni, dalla lamiera al coso. Comunque quest'anno, oltre ai van, come si è visto già sulle strade, vanno molto 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 di moda queste tende da tetto, che è una buona soluzione, diciamo, per chi vuole un po' vivere all'aria aperta ma non può permettersi di spendere cifre esose per un van. Una maggiolina o una tenda del genere è una buona soluzione per iniziare a vivere all'aria aperta. E poi queste sono cose che appena le compri poi le rivendi subito, perché stanno andando molto di moda. Con una tenda così penso che puoi fare tranquillamente della libera. Con una tenda così esci dalla sagoma del veicolo e secondo me potrebbero rompere le scatole, però così non dai fastidio e non esci dalla sagoma del veicolo, e secondo me non è male per chi appunto vuole fare un'esperienza così un po' wild. Esempio, prendiamo una normalissima Renegade con la sua tendina, che mi spiace ma è già stata venduta, però vi faccio vedere appunto questa soluzione. Se vedete lì, appunto è pneumatica e secondo me per avvicinarsi al mondo della vita all'aria aperta, queste economicamente sono una valida soluzione. Ci tenevo, oltre ai van, a farvi vedere anche un'altra tipologia di mezzo, visto che la fiera è quasi per oggi finita, quindi la gente se n'è finalmente andata. Sempre a cifre simil van, però abbiamo questa roulotte con questa conformazione molto particolare, perché abbiamo due porte giganti che ci creano una veranda, e vi faccio vedere com'è fatta dentro una roulotte di lusso. Mega divano, entriamo. Andiamo subito in camera da letto. Camera da letto veramente grande. Nel ritornare indietro passiamo dalla zona bagno, con doccia, con box doccia, con la sua portina. Frigo, quello grande da riempire di birra. Fuochi, prego non toccare, io ho toccato ovviamente. Comunque volevo farvi vedere appunto sta
soluzione particolare, che appunto non è né un van né niente, è solamente una roulotte di lusso. Anche questa per due persone, però è proprio una casa rodante anche questa. Visto che vi faccio vedere anche dei mezzi a caso, vi faccio vedere questo Adria, che più o meno, da quello che ho visto, la configurazione più o meno è sempre la stessa su questi mezzi qua. Qua parliamo di un Adria Sonic 700 SL, costa 84.000. Più o meno zona giorno, qua siamo sempre su Ducato, sì, se non sbaglio. Esatto, sempre su Ducato. Zona giorno, un letto basculante che viene giù sopra la dinette, un po' di lucette per giustificare gli 84.000 euro. Frigo molto generoso, staffa porta TV. Più o meno la configurazione è sempre la stessa. Il letto questo è veramente grande e almeno questo si può stare vicini. Quell'altro era proprio diviso a metà, magari si poteva in qualche modo mettere questa parte qua, però. Doccia, premesso, bagno, spessore della porta notevole. E soliti cassetti, fila di scalini, non so se c'è qualche trick per entrare in garage da qualche parte. Schiacciamo questo pulsante qua. Qua abbiamo un mobile, qua abbiamo un cassetto con la macchina del caffè, perché me la danno in omaggio. E niente, più o meno la configurazione dei motorhome è questa. Generalmente non si vede niente di diverso, sono tutti più o meno uguali. Ovviamente cambiano tanto i materiali, la qualità, questo appunto pelle, le lucette, la finitura a rombi lì, le luci da sopra, il bidone qua. Sicuramente su certi marchi il livello di dettaglio è molto più importante che altri marchi, però più o meno sono tutti simili. Un modello di camper che non vi ho fatto vedere, e già che sono qua da Adria e già che non c'è gente, vi faccio vedere questo qua. È il classico mansardato, quello che ha sopra tutta la mansarda, e vi faccio vedere come sono fatti dentro questi veicoli. Allora, siamo su un prezzo che è 62.000 euro, quindi più o meno il prezzo di un van, di un bel van. Entriamo e vediamo con 62.000 euro che tipo di camper ci portiamo a casa del brand Adria. Anche qua si vede che appunto Adria ha dei buoni materiali e è abbastanza lussuosa. Qua abbiamo la mansarda con il letto qua sopra matrimoniale, qua ci sono gli agganci per le scale, i sedili non so se sono girevoli o meno, ma poco conta perché tanto c'è appunto la panca qua, l'altra panca qua. Zona cucina con i fuochi e la sua finestra, nessuna prolunga. Questi cassettoni, ovviamente chiusura rallentata. Letto, il letto è simile a un letto di un van come grandezza, e si dorme con la testa da questa parte qua, le due teste da questa parte qua, e così, non di così, perché secondo me è anche abbastanza compatto come camper. Tendina per la privacy. Frigo di generose dimensioni, e stessa cosa il freezer, non male. Il bagno non è male, a dire la verità. La doccia non è male, a dire la verità, perché il bagno
devo capirlo, adesso lo capiamo insieme, nel senso qua c'è il rubinetto, ah ok, ah e qua c'è il lavandino, che poi questo rubinetto è quello che ho io sul van. Sni, cioè comunque dai, soluzione alternativa, la doccia è veramente bella e grande e non so, vedere i motorhome che hanno proprio il bagno che si separa dalla zona giorno e poi vedere questo bagno qua, bene ma non benissimo, non mi piace tanto a dire la verità, però abbiamo due letti matrimoniali e questo sicuramente è importante. Armadi, bella armadio. Già che ci sono, do un'occhiata anche a questo. 96.000 bombe. Questo ha il letto basculante, quindi non è come quello lì che c'ha la mansarda sopra, ma viene giù sopra i sedili. Cucina. E qua c'è già un bagno che mi piace di più, perché se io apro sta porta qua e sono dentro il bagno, mi chiudo tranquillamente in bagno e lascio le persone che facciano le loro cose, i bambini che giochino, che mi faccio la doccia con calma qua dentro. Voilà, doccia acrilico, non è cristallo, non siamo su Morello ma siamo su Adria. E giustamente, comunque, bella questa finitura finta, finto pietra. Qua c'è disegnato anche un simbolo della luce che non so cosa voglia dire, ma non riesco a toccare niente. Bello ripiano. Avrei preferito un qualcosa dove posso appoggiare le cose e lasciarle lì, non doverle togliere ogni volta che metto in moto il camper. Comunque. Tocco tutto, come sempre. Il letto è carino. Il letto è carino, è bella la possibilità di poter scendere sia da questa che da questa. Vedete di non essere molto robusti perché lo spazio di passaggio da questa è superiore, da questa è proprio piccolo perché c'è appunto la porta che ci chiude in bagno. Forse dal mio punto di vista sta porta potevano anche evitarla, perché tanto, cioè, una volta che sono chiuso qua dentro, da chi devo nascondermi qua? Però effettivamente ci sta, perché se durante la notte mi scappa andare al bagno, vengo dentro, mi chiudo e qua non mi sente nessuno. Bello, carino e luce. Non male. Soluzioni simili, ma non proprio simili, da mobiletta, e con questo mezzo qua a 63.000 euro abbiamo queste finiture particolari, con questa cosa particolare che qua c'è dentro un super cassettone nascosto. Entriamo in questo veicolo qua, non so, cosa ancora più particolare, che qua nascosto abbiamo il lavandino, non l'ho scoperto adesso, tutto il materiale che sembra Corian, e veramente carina sta soluzione del lavandino a scomparsa, così abbiamo anche il piano e abbiamo anche un tagliere asportabile, non male, tac, la sua chiusura un po' sempliciotta come chiusura, però i due fuochi, io a dire la verità dal mio punto di vista, anche se non è che siano molto lontani, ma i fuochi li preferisco qua, in modo che il fumo se ne vada. Oh, bello,
molto carino. Diamo un'occhiata qua dietro. Carina la finestra. Devo dire la verità che il colore dei mobili a me non fa impazzire, questo legno antico, e queste sacche qua neanche, a dire la verità. Però è una soluzione diversa da quello che abbiamo visto continuamente, perché sembra veramente di andare in giro a guardare la fotocopia dei camper. Diamo un'occhiata al bagno, sempre con la solita porta. Il bagno, chiudiamo questo. Anche questo non è male come capienza, diciamo, come per farsi la doccia. Noto subito che la tendina della doccia, mi dà l'idea che questo sia uno di quei bagni che si possono bagnare. Basta un tocco. Poi non so come si blocca. Allora, si blocca con questo. Semplice. Questa anche è una bella soluzione per avere un box doccia dignitoso, veramente carino. Tante volte per farti capire le cose ti scrivono proprio push, tipo qua, così vediamo un micro spazio per mettere il nulla. Però non male questa soluzione, che abbiamo già visto sicuramente in certi furgoni, ad esempio della Posl. Però non è male. Ripeto, non mi convince il colore degli interni, con questo scuro. Carino il tavolino, assomiglia molto a quelli che abbiamo già visto, però in più abbiamo anche un portacose, che sembra una sciocchezza, ma fidatevi che è comodo. Inutilissimo, secondo me, Skyroof, inutile dal mio punto di vista. Il frigo non l'abbiamo visto. Ah, il frigo è quello che abbiamo visto più o meno quest'anno su tutti i van. Cosa particolare, anche il soffitto in, non so se Alcantara, forse non è Alcantara, però vedete come è ben rifinito, e qua si vede che stiamo parlando di mezzi più curati anche nei dettagli. Diciamo che non ci sono viti a vista come abbiamo visto da qualche altra parte. E guardate che alla fine non è che costano chissà quanto in più. Quando vai a spendere cifre del genere, cioè 63.000 euro abbiamo visto, non mi ricordo di che marchio, ma abbiamo visto una cosa sui 60.000 euro con le viti a vista. Guardate bene cosa comprate, perché veramente un mezzo così, secondo me, è un ottimo mezzo veramente, e li vale i suoi soldi, insomma. Il mio van, ma più o meno era da queste parti qua, e quindi andiamo a cercarlo.